Signore, vogliamo aprire le nostre Bibbie per chi desidera seguire la lettura nel capitolo 24 del libro della Genesi. Santo e l'Eterno, leggeremo i versi che vanno dal 29 al 35. Genesi. Uno dei libri più belli e importanti della Bibbia, e anche uno dei più difficili, insieme a Giobbe e ad Apocalisse. Dal 29 al 35, Genesi 24, e vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo. Dice così: Ora Rebecca aveva un fratello, il cui nome era Labano. Costui corse fuori da quell'uomo alla fonte. Come adunque egli ebbe veduto quel monile e quelle maniglie delle mani della sua sorella, e come ebbe intese le parole di Rebecca, sua sorella, che diceva a quell'uomo: Mi ha così parlato, egli se ne venne da quell'uomo, ed ecco, egli se ne stava presso dei cammelli, appresso alla fonte. Ed egli gli disse: Entra, benedetto dal Signore, perché te ne stai lì fuori? Io ho pure apparecchiata la casa e il luogo per i cammelli. E quell'uomo entrò dentro la casa e Labano scaricò i cammelli e diede loro delle strame della pastura, parimenti recò dell'acqua per lavare i piedi a quell'uomo e a quelli che erano con lui. Poi gli fu posto davanti da mangiare. Ma egli disse: Io non mangerò finché io non abbia detto ciò che ho da dire. Ed esso gli disse: Parla. Ed egli disse: Io sono servitore di Abramo, anzi di Abramo. Ora il Signore ha grandemente benedetto il mio Signore, ed egli è divenuto grande, e il Signore gli ha dato pecore e buoi, oro e argento, servi e serve, cammelli e asini. Ok, fino a qui la lettura della Sacra Bibbia è un passo molto importante che ci dice una infinità di verità, ma tratteremo solamente un verso, il verso 35, e poi alla fine visiteremo in maniera molto sommaria il 33. Ma il verso che ci interessa in questa riunione è il verso 35. Leggete cosa dice: Il Signore ha grandemente benedetto il mio Signore, ed egli è divenuto grande, e il Signore gli ha dato pecori, buoi, oro, argento, servi, serve, cammelli e asini. Stiamo nel libro della Genesi. Possiamo notare un certo tipo di linguaggio leggendo tutto il libro della Genesi. Se noi leggiamo anche non attentamente il libro della Genesi, ci accorgeremo che c'è un tipo di linguaggio che non troveremo nelle altre parti della Bibbia. La parola di Dio è formata da 66 libri, ma in verità è un solo libro, anche se i 66 libri testimoniano la fedeltà della parola di Dio e soprattutto che è una parola di Dio, perché sono 66 libri scritti da oltre 40 autori in epoche diverse, in 1500 anni, e l'uno è stato rinvenuto qua e l'altro da un'altra parte, eppure è come se l'avesse scritto un solo autore, dimostrando così che è un libro divino, perché il suo autore non sono stati 40 uomini, ma è stato un solo autore, Dio, lo Spirito Santo. I 40 uomini sono stati, come dire, il braccio esecutivo, la mano che ha scritto, ma l'autore è uno. Ora però, pur essendo un solo discorso, pur essendo un solo libro, ha dei linguaggi che sono prerogativa, circoscritta a quel libro e soprattutto a quell'epoca. E il linguaggio che si trova nel libro della Genesi è un linguaggio unico che vale solamente per quel tempo e non può essere trasportato ad altri tempi. Benedetto è il nome del Signore. Dobbiamo sempre capire, quando si legge la parola di Dio, chi sta parlando e a chi sta parlando e in che periodo storico sta parlando. Benedetto è il nome del Signore. Vi faccio un esempio. Se tu vai all'estero, ancora oggi succede,
Ci sono molte persone che dicono: il Signore ha detto nella sua parola che ci dobbiamo sposare e dobbiamo fare tanti figli, perché se non facciamo tanti figli allora stiamo peccando. È vero, è scritto nella Genesi, c'era il comandamento di fare tanti figli, benedetto il nome del Signore, ma quel comandamento è circoscritto a quell'epoca. Infatti poi verrà annullato, perché quando leggiamo Prima Corinti capitolo 7 l'apostolo Paolo addirittura consiglia, dice: forse se non ti sposi è pure meglio. Quindi vediamo che certe cose sono circoscritte nell'epoca. Ed ecco qui che molti fratelli in buona fede, perché vogliono servire il Signore ma non entrano nell'ottica del tempo, fanno figli e non hanno la possibilità di fare figli. Poi i bambini crescono, e quante testimonianze abbiamo sentito che i bambini hanno avuto necessità ora di una cosa e ora di un'altra. E così per tante cose. E c'è un linguaggio nella Genesi che è circoscritto a questo tempo qua, questa dispensazione, perché le dispensazioni nella parola di Dio le potremo classificare in tre dispensazioni. La dispensazione prima, che è quella dell'epoca patriarcale. Poi viene la legge, e questa è un'altra dispensazione, c'è un altro linguaggio, ci sono altre cose, e poi verrà la grazia, che è il Nuovo Testamento, e sono altre cose ancora. E allora c'è una netta differenza tra la dispensazione della Genesi, quindi l'epoca dei patriarchi, e le altre dispensazioni. E sapete qual era il segno tangibile? Il segno tangibile della presenza di Dio in un individuo nell'epoca della Genesi, nell'epoca dei patriarchi. Se tu dicevi: il Signore è meco e mi ha benedetto, lo dovevi dimostrare, sai come? Con carta e oro, beni, cammelli e asini. Se tu non avevi i monei, non eri benedetto da Dio. Vero? La benedizione di Dio nella Genesi era: se sei ricco, sei benedetto. Se non sei ricco, il Dio è contro di te. Non ti ha benedetto. Vogliamo visitare alcuni passi e lasciamo che sia la scrittura a parlare. Genesi 24:35, lo abbiamo letto, poi c'è Genesi 30:30. Genesi 30:30, e se non si capiscono queste cose possiamo fare dei gravissimi errori. Genesi 30:30, perché poco era quello che tu avevi avanti che io venissi, ma ora egli è cresciuto sommamente, il Signore ti ha benedetto per il mio governo, e ora quando mi adopererò io per la mia famiglia. E qui sta parlando che il Signore lo aveva benedetto dandogli tanta ricchezza. Benedetto è il nome, e qui è Giacobbe che sta parlando. E abbiamo anche un riscontro in Giobbe, capitolo 1, verso 10, e poi diciamo perché parliamo di Giobbe. Santo è il nome del Signore. Giobbe 1, 10, guardate che cosa dice. E questo è molto importante, fratelli miei. Giobbe 1, 10 dice: non hai tu intorniato come di un riparo lui e la sua casa e di ogni cosa? Tu l'hai benedetta l'opera delle sue mani e il suo bestiame sommamente moltiplicato della terra. Giobbe e Abramo erano contemporanei. Giobbe e Abramo forse si sono conosciuti, racconta la tradizione ebraica, e se non si sono conosciuti sicuramente hanno sentito parlare l'uno dell'altro. Ad ogni modo Giobbe è epoca patriarcale. E ricordate quando a un certo punto Giobbe perde tutto, diventa povero? La prima cosa che gli dice la moglie, mi pare, è: vedi, il tuo Dio ti ha lasciato. Certo, perché a quell'epoca c'era un segno distintivo della benedizione del Signore, ed era soldi, tanti soldi, ma era circoscritto unicamente a quell'epoca lì. Perché poi quest'epoca finirà, e infatti in Giobbe già li inizia a preparare il Signore, perché allora verrà la legge. E quando viene la legge, finisce quell'epoca lì, e non è più né per la legge e né per oggi. E infatti quando viene la legge, che cosa succede? Esce fuori il Signore,
dà i suoi comandamenti e nei suoi comandamenti a chi menziona? Il povero. Ecco che escono fuori i poveri. Anticamente era inconcepibile che un povero potesse essere benedetto da Dio, ma invece esce fuori la legge e dice: ecco qui i poveri. Vogliamo leggere Esodo 23:6. Esodo 23:6, fratelli miei, ascoltate quello che dice. Qui è il Signore, santo il nome del Cristo. Esodo 23, verso 6 dice: non far torto al tuo bisognoso o al tuo povero nella sua lite. Benedetto il nome del Signore. Ancora Levitico 19, verso 10. Levitico 19, verso 10. Guardate che cosa dice. Santo è l'Eterno. E non raccimolare la tua vigna, e non raccogliere i granelli che si perdono. Lasciali ai poveri e ai forestieri. Io sono il Signore, il Dio vostro. E la prima cosa che noi vediamo qua è che ci sono i poveri, e che i poveri sono amati da Dio, e che non è vero che siamo chiamati a diventare ricchi, prosperità economica e tutto quanto, magari portando come esempio Abramo, Isacco e Giacobbe, perché era circoscritta per quell'epoca. Anzi, verranno fuori i poveri, allora che cosa fa il mondo? Dice: il Dio è cattivo perché ha fatto i poveri. Fratelli miei, se io guadagno 1.000 milioni di euro e il mio prossimo si sta morendo di fame, è colpa di Dio o è colpa dell'uomo? È colpa dell'uomo. Il Dio non c'entra niente. Il Dio non ha fatto il povero, anzi lo ha tutelato. E allora perché il Dio permette che ci sia il povero nel suo popolo? I motivi sono tanti. Intanto il Dio dice: se c'è un povero nel tuo popolo, tu che ti chiami cristiano, dagli una mano e fai vedere come sei un cristiano, e ti mette alla prova, e allo stesso tempo mette alla prova anche il povero. Benedetto è il nome del Signore. Il Dio fa questo lavoro nella sua parola. Se noi esaminiamo la sua parola, è molto chiara e molto esplicita. Chi non la vuole ascoltare è libero, ma la sua parola è chiara. Il Dio si prende cura del povero, e come si prende cura del povero? Attraverso anche il suo popolo. Se tu vedi il di più che ti cade, il di più, qual è stato il grande peccato del ricco nei confronti di Lazzaro? Che non gli diede l'immondizia, perché di questo si trattava, perché Lazzaro desiderava le briciole che cadevano dalla sua tavola, non voleva i suoi beni. Lazzaro voleva le briciole. E cosa ci si fa con le briciole che cadono dalla tavola? Si prende la paletta, si mettono nell'immondizia e si buttano. Lui voleva quello, l'immondizia, e il ricco non gliene ha dato, ed è stato questo il grave peccato che ha commesso il ricco. Peccato non è essere ricco, è essere idolatri del denaro. Avari, avarizia è uguale idolatria, ci insegna la parola di Dio. Non ti devi togliere tu da mangiare, ma dagli del di più. Addirittura qui abbiamo letto nella legge. E allora quando viene la legge, cessa quel periodo di prosperità economica nella quale uno diceva: ecco, io sono benedetto da Dio, mi escono i soldi, cammelli e asini dalle orecchie. E allora molti dicono: hai visto come benediceva Abramo, Isacco? Sì, ma è per quell'epoca. Cambia pagina e andiamo a vedere quello che dice, perché venendo la legge le cose cambiano e cessano. E quando viene la grazia, che cosa succede? Ah, le cose peggiorano. Eh già, perché Cristo era povero, benedetto il nome del Signore. Egli è scritto nell'originale: non aveva dove posare il capo. E vi dirò di più. Vogliamo leggere, benedetto il nome del Signore, Levitico 12:8. Levitico 12:8, qui parla di Gesù, di quello che fece Gesù. E dice: e se... qui parla della donna partoriente. E seppur non avrà il modo di fornire un agnello per il bambino che aveva partorito, prenda due tortore o due piccioni, l'uno per olocausto, l'altro per sacrificio per il peccato
e faccia il sacerdote il purgamento del peccato di essa, ed ella sarà purificata. Ecco qui che quando Gesù è nato, possiamo leggere nei Vangeli che i suoi non offrirono un agnello. E quale madre non vorrebbe offrire il meglio al proprio figlio? No, qualunque, noi vediamo le nostre madri, i nostri padri, quando hanno un figlio, gli offrono il meglio, quanto ciò, il meglio. E così sarebbe stato per Gesù. Eppure non gli offrirono un agnellino, perché un agnellino costava soldi. E gli hanno offerto due tortore. E sotto le tortore c'era il pane asimo, il pan focaccia o qualcosa del genere. Quello era per i mendicanti. Questo dimostra che Gesù non è stato un mendicante, perché il mio figliuolo non andrà a cattare il pane. Quindi Gesù non è stato un mendicante, perché nessun figliuolo di Dio è un mendicante. Però è stato povero, perché ci ha insegnato a noi a essere umili. Il padre avrebbe potuto provvedergli un grande albergo a 5 stelle e invece gli ha provveduto una mangiatoia. Qualcuno dice no, perché non c'era posto altrove. Ok, ma l'Eterno sarebbe stato potente di far aprire le porte e trovare posto laddove non c'era, eppure non lo ha fatto. Perché se Gesù fosse stato ricco, come avrebbe simpatizzato con il povero? Il povero come si sarebbe riconosciuto con il Cristo vivente, che si è umiliato in tutto e per tutto per simpatizzare con la sua umanità persa e decaduta nel peccato? Ed è per questo che Dio si è così immedesimato con la nostra natura, che oggi noi lo amiamo perché si è manifestato, è salito su nel cielo e poi ha parlato con il Padre e si sono parlati l'uno all'altro. Questo è scritto in Giovanni 14, 15 e 16. Si sono parlati, e allora dopo aver parlato e dialogato hanno detto: adesso è il tempo, mandiamo lo Spirito Santo sulla terra. E lo Spirito Santo è venuto e ci ha rappresentato al vivo nel nostro cuore, mediante la fede, l'opera e il sacrificio vivente del Signore. E questo è meraviglioso. Ogni epoca ha la sua circoscrizione. Benedetto il nome del Signore. Quando ci accostiamo alla parola di Dio, dobbiamo capire bene, non possiamo accostarci alla parola di Dio e dire questo vale anche per me. Vediamo. Benedetto il nome del Santo Signore. Quando in Genesi 28, verso 20 e 22, no? Giacobbe parlerà con il Signore, pregherà e dirà: se tu sarai con me, se tu farai questo, se tu mi darai vesti, se tu mi benedirai, se tu mi riporterai, se, allora io darò a te decima. Solo dopo. Se no, nine soldi. Sì. E allora, prendendo questo passo, io posso dire: hai visto, il Signore è per quell'epoca. Dopo arrivano i poveri. Dopo arriva Cristo, che era più povero dei poveri, ma non un mendicante, e benedetto è il nome del Santo Signore. E adesso noi, pur essendo poveri o ricchi, comunque siamo arricchiti in ogni cosa, perché la nostra ricchezza non è oro e argento. Noi non cerchiamo le cose di questo mondo. Ovviamente chi non ha un lavoro fa bene a pregare per un lavoro, e prega per il lavoro migliore, perché tu userai il tuo lavoro per la gloria di Dio. Io ero senza lavoro, ho detto: Signore, voglio il lavoro migliore, perché così ho più tempo per venire in chiesa e per servirti. E Dio lo ha fatto. 10 anni di preghiera e di suppliche, senza dire: io ordino, io decreto che venga la macchia, Signore ti prego abbi pietà di me. Dopo 10 anni il Signore ha risposto, è arrivato un buon lavoro. E con questo buon lavoro posso andare sempre in chiesa. Il sabato e la domenica ce l'ho libero. Il pomeriggio da una certa ora sono libero per servire il Signore. Benedetto è il nome del Cristo. Quindi se ti manca un lavoro, certo, bisogna pregare per il lavoro, per il cibo, per gli abiti, per la macchina. Se ti manca tutte queste cose, non per una Ferrari. Perché Gesù andava in giro con l'asino, leggiamo, e non con il cavallo bianco. La prosperità economica, lasciamola stare che non è biblica. Cerchiamo la prosperità spirituale. Carne e sangue non erederanno il regno di Dio. Questo mondo passa e la sua ingiustizia passa, e il mondo sta aspettando la giustizia, che è la manifestazione dei figlioli di Dio ripieni di Spirito Santo. E ci sarà una giustizia molto presto, che sarà manifestata materialmente, e sarà un governo materiale, un governo teocratico che durerà 1000 anni ed è chiamato il millennio.
E poi vado a concludere con un verso, ed è l'ultimo verso che non lo visiteremo completamente, ma semplicemente spenderemo poche parole. Il verso numero 33 del medesimo capitolo 24. È un verso molto importante, fratelli miei. Dice così: poi gli fu posto avanti da mangiare. Guardate che bello, che spirito bello. Ma egli disse: io non mangerò finché io non abbia detto ciò che ho da dire. Che bello avere la missione davanti. Lui aveva una missione da portare, ed era anche una missione divina, perché qui c'è tutto un piano divino. Ma anche noi abbiamo qualcosa da dire e abbiamo qualcosa da fare, ed è la volontà di Dio. E nulla dobbiamo anteporre davanti alla volontà del Signore. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, chi si vuole sposare si deve sposare, chi non si vuole sposare faccia come vuole. Dobbiamo fare tutto, ma non dobbiamo fare niente se prima non abbiamo fatto le cose di Dio, tradotto il sentimento. Il nostro cuore deve essere a disposizione del Signore. Prima viene Dio, poi viene tutto quanto il resto. Ed è uno studio che dura tutta la vita. Non è che dice adesso mi applico 2 o 3 anni, quando ho raggiunto ho finito. Ma che? Pure dopo 30 anni dovrai combattere contro il tuo peggior nemico, che sei te stesso. Non esiste un nemico più grande di te stesso. Dopo te stesso c'è il diavolo, ma prima sei te stesso. Il nostro peggior nemico siamo noi stessi, il nostro carattere, la nostra attitudine al male. È per questo che Dio ha mandato lo Spirito Santo, perché ci dà la forza di iniziare intanto a desiderare le cose di Dio. Perché quando non desideri più le cose di Dio, hai già perso. Cercate il tesoro che è sotto al campo, nascosto. Chi è che cerca? Chi desidera? Chi è che passa? Chi è che va in chiesa assiduamente, che si applica a leggere la sua parola, a studiarla, chi la vuole studiare? Non siamo tutti chiamati a studiare la Bibbia, ma siamo tutti chiamati a leggerla, ascoltarla, a metterla in pratica e ad amarla. Poi quelli che la vogliono studiare lo possono fare, ma comunque siamo tutti chiamati a studiarci, di desiderare le cose di Dio, perché desiderando le cose di Dio desideri il tuo stesso bene. L'anima tua tornerà a Dio un giorno per il grande giudizio, e ci saranno due giudizi: il giudizio dei peccatori e il giudizio dei salvati. A noi la scelta a quale giudizio andare. E a Dio sol savio vada sempre tutta la gloria e l'onore, da sempre in eterno. Amen. Vogliamo andare in preghiera mentre la sorella Paola ci guiderà in adorazione.